Parliamo ora delle sgorbie. Le sgorbie sono di tipo diverso a seconda del loro utilizzo. Noi utilizzeremo una sgorbia a V che serve per realizzare delle linee o degli incavi, mentre quella ad U serve per rimuovere molto materiale. Quindi in combinazione queste due sgorbie vi permetteranno di realizzare tutti i tratti o quasi tutti i tratti che volete. Ovviamente in commercio ci sono anche altre forme, ma queste sono le due più comuni. Innanzitutto, la mano destra mi serve per incidere, la mano sinistra per guidare, quindi con il dito faccio una pressione e guido con il dito, quindi questa è la prima linea. Se vedete, si è realizzato un solco. Si vede molto bene in controluce il solco. Bene, adesso prima vado intorno alla mia area, quindi premo e guido con la mano sinistra. Ecco, da notare che per fare una buona curva, la cosa più facile è quella di guidare il linoleum, quindi girare il linoleum piuttosto che girare la mano. Adesso farò delle linee parallele. Spingo. Ecco che viene eroso questa più grande, perché questa rimuove molto materiale, quindi se guardiamo quest'area quanto è facile rimuovere parti grandi. Vedete? La linea non è proprio continua, magari qui la lavoro ancora un po' di più.
Allora, prima di procedere con la stampa, prendiamo un semplice foglio di carta, una matita morbida e la posizioniamo sopra il linoleum per verificare se il risultato può essere interessante oppure no. Ok, quindi devo sistemare qui. Qui manca una linea di demarcazione, quindi qui la devo fare. Quindi questo lavoro preliminare è veramente molto importante. Allora, cominciamo da questo. Allora, questa linea corrisponde a questa, che non è stata fatta. Adesso per stampare ho preso un pezzo di plexiglass che posiziono sopra un pezzo di carta bianca in modo tale da vedere cosa come inchiostro e per proteggere il tavolo ho messo un semplice foglio di carta dove posiziono il linoleum per inchiostrare. Ho bisogno di un rullo di gomma morbida, non so se si vede ma questa è gomma morbida. E serve anche una spatola oltre che il nostro inchiostro. E l'inchiostro in questo caso sto usando è una della Arte Milano DOM. Okay? L'inchiostro spremo una piccola quantità, non ci vuole molto inchiostro. E se io, questo è uno spessore non indifferente, quindi prima lo spalmo con la spatola in questa maniera, quindi ho uno strato sottile, dopodiché con il rullo io non faccio altro che spargere questo colore. Notate che vado in una direzione e in un'altra. Ok, questo suono è importante. Ricarico. Se io guardo il mio lavoro, vedo che è ben inchiostrato. Prendiamo la nostra carta, la carta che sto usando è una carta molto sottile e vedete che si vede in trasparenza la mia mano. Questa è una carta Kitakata. 36 grammi, la posiziono più o meno al centro, prima attacco con la mano perché l'inchiostro ovviamente è viscoso, dopodiché piano piano comincio a trasferire il mio disegno con una leggera pressione. Il movimento è circolare. Per verificare ciò che sto facendo, basta che mantengo la carta ferma e alzo un angolino per vedere cosa succede. Come vedete, qui c'è un problema, quindi vuol dire che devo insistere un po'. Come vedete,
insistendo va via quel problemino. A questo punto tiriamo su e riveliamo il nostro lavoro. Ecco la nostra stampa.